Bene, oggi parliamo proprio dell'architettura a Creta. Cnosso, Festo, Malia, le principali città dell'isola, avevano delle enormi strutture, dei complessi edilizi molto articolate e ospitavano comunque i luoghi del potere, quindi la residenza reale, e ospitavano anche templi e centri di culto, luoghi per il culto, ma erano anche dei centri di sviluppo anche economico, perché erano dotati di magazzini, laboratori artigianali e così via. Insomma, erano delle vere e proprie città, palazzo città, e rappresentavano il cuore economica e sociale dell'intero abitato, dell'intera cittadina che poi aveva anche tante altre abitazioni sparse per il territorio. Inoltre queste strutture edilizie, che erano una sorta di tanti edifici che si addossavano l'uno all'altro, erano disposti su più livelli in quanto il terreno non era pianeggiante e quindi per raccordare gli edifici gli uni agli altri vi erano tanti camminamenti, scale, ottenute e terrazzamenti vari, con quindi logge, e l'uso di colonne, pilastri e altre strutture simili. Comunque ogni palazzo aveva una tipologia simile. Vi era un enorme cortile centrale intorno al quale si posizionavano i vari edifici intorno al cortile centrale, gli edifici più importanti come la residenza reale, piuttosto che altri edifici, quelli destinati al culto, e poi mano a mano, sempre intervallati da altri cortili ancora, le altre strutture edilizie adibite agli altri usi. Le pareti interne avevano sempre una zoccolatura in marmo nella parte bassa e poi nella parte alta erano decorati con affreschi, con scene molto colorate molto vivacemente, o con decorazioni geometriche o con scene prese dal mondo, della natura intorno, come scene marine ad esempio, oppure ancora motivi geometrici o legati allo sport piuttosto che ai riti religiosi. Spesso erano presenti anche raffigurazioni del toro, che a Creta era l'animale sacro. Oltre ai grandi complessi palazziali, ovviamente vi erano anche le abitazioni singole, ville anche. Noi abbiamo molti ritrovamenti, ma soltanto delle fondamenta. Le abitazioni vere e proprie non ci sono più, sono scomparse. Però possiamo farci un'idea di come potevano essere grazie a dei modellini in terracotta. Fittile significa in terracotta. E questo ne vediamo uno in particolare, è sempre lo stesso modellino di un'abitazione, ma vista da due angolazioni differenti. E possiamo quindi vedere che essa è composta da due piani, è fabbricata con mattoni e pali di legno, ad esempio si vede quello sporto, quella specie di balcone nella immagine superiore che è mantenuto appunto da travi di legno che fuoriescono dal solaio, dalla muratura e soprattutto che è dotato di colonnati e di terrazzamenti. Con queste colonne che hanno la base più stretta mentre la testa è più larga. Ecco, questo ci fa capire anche come sono, innanzitutto che avevano un'alta abilità tecnica, avevano raggiunto una buona abilità tecnica nella costruzione e anche di forme piuttosto complesse di edifici. Ci danno un'idea anche dei colonnati e dei terrazzamenti che potevano esserci nel palazzo di Cnosso, come
questa porzione di loggiato più oltre all'altro loggiato che si vede in fondo, che appunto sono a Cnosso. Tra i vari palazzi che sono stati rinvenuti, quello più famoso è il palazzo a Cnosso. Quello che vediamo oggi è un complesso di strutture che sono state portate alla luce nel 1900 da un archeologo, un certo Evans, e poi sono seguiti dei restauri anche fatti male e questi sono stati conclusi nel 1931. Oggi, appunto, dicevamo che molti i restauri hanno un po' rovinato gli alzati perché molte parti sono state ricostruite in maniera arbitraria, cioè sono state fatte delle aggiunte. Quindi, quello che vediamo oggi, non tutto è relativo al tempo appunto dei Cretesi, ma alcune parti sono state reinventate ai tempi moderni. Comunque rimane in ogni caso un'indiscutibile presenza storica del complesso. L'intera struttura con i vari blocchi raggiunge e supera i 20.000 metri quadrati, con più di 1.300 ambienti. E proprio questo fece pensare all'archeologo Evans che si trattasse anche del leggendario palazzo di Minosse o del labirinto di Minosse. Per quello che riguarda la storia, sappiamo che già nel 2000 a.C. fu costruito un enorme complesso simile. Sfruttava il pendio del terreno perché era posto sul pendio di una collinetta e per superare i dislivelli erano stati fatti edifici a terrazze, posti su terrazze variamente posizionati in altezza. Poi intorno al 1700 probabilmente un terremoto lo ha distrutto ma fu prontamente ricostruito anche abbellito e ingrandito. Come vediamo qua da questa immagine, ci rendiamo conto che il nucleo centrale è proprio l'enorme piazza centrale, misura più di 60 metri per 30 per 29 circa ed è orientato da nord a sud. Inoltre il terrazzamento, il grande cortile, è posto anche sulla parte più alta della collina. Poi intorno sono disposte senza nessun tipo di simmetria o di ordine geometrico, se vogliamo, tutti i vari blocchi edilizi, quali più grandi, quali più piccoli. Ognuno aveva una sua specifica funzione, ovviamente, e anche dimensione e forma. Quindi dobbiamo immaginare questo complesso palazziale come con la zona centrale più alta e mano a mano sui bordi il terreno va a scendere, per cui gli edifici che si trovano all'esterno, verso l'esterno del complesso, sono in posizione più bassa rispetto a quelli che si trovano al centro. Allora, come si poteva accedere a questo grande cortile centrale? Se adesso guardiamo la pianta, forse ci rendiamo conto. Abbiamo detto che l'orientamento è nord-sud, quindi qui nella parte in alto abbiamo il nord. Bene, sulla sinistra vediamo un grande spazio con una grande scalinata. Ecco, da qui si poteva accedere. Poi attraverso questa enorme gradinata si poteva accedere a quest'altra zona dove c'era un bacino per i riti purificatori e poi si entrava in questa enorme sala che vediamo con i pilastri, appunto una sala con pilastri che Evans chiamava Dogana, una sala cosiddetta ipostila, cioè ipo sotto, stilos colonna, con le colonne sotto, insomma, che sorreggevano il tetto. Da questa grande sala ipostila poi si prendeva il corridoio, questo col numero 17, e si raggiungeva quindi il cortile centrale. E sembra che questo fosse
il percorso, diciamo, più importante, più usato. Si poteva anche fare un altro percorso, sempre partendo dalle varie gradinate, dalle varie corti, grandi corti, come da questo cortile qui, si prendeva questa stradina e si arrivava qui in una porta monumentale, quella chiamata col numero 2, appunto, attraverso la quale si accedeva, come vedete, ad una sorta di lungo corridoio piegato ad angolo retto. Ecco, era questo il salone delle processioni. Poi si passava per altri ambienti, come questo spazio qui, che è chiamato Propilei, questo è il numero 4, che è un'altra sala di accesso, se vogliamo, e poi attraverso stretti passaggi si poteva raggiungere di nuovo il cortile centrale. Oppure si poteva accedere attraverso un altro percorso che era posto a sud, quindi in basso qui, attraverso sempre una serie di corridoi generalmente terrazzati e altri corridoi vari e camminamenti, si poteva accedere di nuovo o a questo ambiente qua, attraverso questo corridoio al centro della sala centrale, oppure attraverso quest'altro camminamento sempre, nella sala, nel cortile centrale. Nella zona ovest, che sarebbe quella alla nostra sinistra, vediamo una serie di ambienti molto stretti e lunghi, qui questi con il numero 6. Ecco, appunto, questi erano tutti dei magazzini. Altri magazzini li troviamo in quest'area qui, tra magazzini e botteghe artigiane, qua, sulla parte alta a destra, denominati appunto con il numero 16. Mentre nella parte più in basso di questi magazzini con il numero 16, cioè nella parte dove vediamo i numeri 11, 12, 13, 14, qui c'erano gli appartamenti del re e della regina, il tesoro, il vestibolo, quindi ambienti di accesso poi agli appartamenti reali. Mentre nella parte dove vediamo qui con numero 9, troviamo la sala del trono, che era preceduta appunto da un altro ambiente semiaperto sull'esterno. Lo stesso poi potevamo avere i luoghi di culto, i luoghi del culto, ecco, gli ambienti denominati con il 7 e con l'8, quindi subito a fianco alla sala del trono. In particolare la sala del trono era decorata con affreschi molto particolari, e anche se dobbiamo dire che probabilmente soltanto la pavimentazione è rimasta originale, in quanto gli affreschi sono stati tutti quanti ricostruiti da capo, in parte quindi anche inventati. Tra le pitture che invece sono rimaste intatte, non sono state toccate dagli affreschi, c'è questo splendido affresco che rappresenta in maniera molto giocosa, quindi anche con colorazioni molto vivaci, molto allegre, rappresenta proprio un gioco che si svolgeva sull'isola di Creta. In breve era un gioco ed anche un esercizio ginnico. In breve bisognava afferrare il toro per le corna, saltargli sul dorso ed atterrare dall'altra parte in piedi, perfettamente in piedi. Da notare, oltre al toro, le due figure, quella a destra e quella a sinistra, che sono in colore molto chiaro e sono delle donne, mentre l'altro giovane, quello che si vede che è saltato, che sta saltando, sta volteggiando sulla schiena del toro, è invece un maschio. Vi è da dire che
Non sono in realtà queste tre figure rappresentano lo stesso atleta, è come se fosse stato fermato in tre fotogrammi differenti nel tempo, afferra il toro con le corna, ci volteggia sopra e poi atterra dall'altra parte.